Tu lo sai che cos'è il tut? Mi sono reso conto di quanta gente va in palestra e non sa cos'è il tut. Forse il 10%. E di quel 10%, l'80% non lo sa neanche fare bene. Allora, il tut è un acronimo che sta per Time Under Tension, cioè il tempo sotto tensione, cioè è la velocità con la quale faccio un movimento o un esercizio di bodybuilding. Esiste da sempre. È come l'elettricità. L'elettricità esisteva anche prima che la scoprissero, quindi non è una cosa che si è inventato qualcuno. È la velocità con la quale faccio il movimento. Ogni movimento ha un'andata e un ritorno, ovvio, un momento in cui sposto il peso e un momento in cui torno da dove ero partito. Quindi, se vogliamo, ci sono quattro momenti del movimento. È due di movimento e due punti fermi. Il punto da dove parto, il movimento in cui vado in una direzione con il carico, il punto a metà strada e la fase di ritorno. Quindi potremmo dire che il tut si esprime in quattro numeri, che però delle volte sono tre e delle volte sono due. Se sono quattro si intendono tutti e quattro i punti. Faccio un esempio, faccio squat, prendo il bilanciere dal rack e quindi parto da in piedi, quella è la partenza. Uno. Scendo, 2, c'è il punto in cui sono sotto, 3, e torno su, 4. Se conto solo 3 tempi, 3 cadenze, vado giù, punto di metà strada, torno su. Se conto solo 2 cadenze, andata e ritorno. Dobbiamo fare un altro esempio. Prendiamo panca, allora stacco, parto da lì a braccia tese, quello è il punto di partenza. Scendo, è l'andata, c'è il punto a metà strada dove tocca il petto. E ritorno, quarto. Se devo fare solo tre tempi, scendo, punto a metà strada, salgo. Due tempi, scendo, salgo. Questo è quarto. A che serve? Serve ad avere migliore padronanza del movimento, ad evitare gli infortuni, a sentire meglio i muscoli che lavorano, che con la velocità normale, chiamiamola classica, non riesci a percepire così bene, e soprattutto serve all'ipertrofia. Ora ti deve essere ben chiaro che le cadenze come vanno scritte vanno rispettate. Se per esempio nello squat io scrivo 1, 4, 2, 2, voglio dire che 1 è il tempo in cui sto fermo in piedi, 4 sono i tempi in cui scendo, 2 sono i tempi in cui rimango in buca e 2 sono i tempi in cui salgo. Che scriverlo è facile, farlo un po' meno. Intanto i carichi calano drasticamente. Quindi se uno deve appagare il proprio ego in palestra per vedere chili e chili addosso, il tut se lo sogna. E si sogna però anche di avere i risultati che il tut dà, cioè che lavorando in maniera lenta si può avere dal punto di vista dell'ipertrofia. E poi se uno non è abituato, appunto, oltre a usare un carico basso, tenderà a muoversi a scatti. Uno, poi comincia a scendere. Uno, due, tre, quattro. Invece bisogna muoversi lenti, come se tirassi un elastico o se spingessi un mobile o la macchina in panne. Da qui si evince che non è una cosa proprio per principianti. Prima dovete aver ben chiaro lo schema motorio, poi potete approcciare con questo modo di lavorare lento. Ora, se ci provate domani, non è detto che vi riesce subito e quindi non mandate a fare in culo tutto perché non vi riesce facile, perché anche quando eravate bambini che camminavate a gattoni, non vi riusciva facile di camminare, ma non avete usato come opzione, ok, vaffanculo, non camminerò mai a due gambe. Avete insistito, vi siete allenati a fare quello e alla fine ci siete riusciti. Lo stesso vale con il time under tension. Imparate a muovere il peso, il carico lentamente, a fare il movimento lentamente. Questo vi porterà a una maggiore ipertrofia in tempi più corti. Le cadenze che preferisco io nel time under tension sono 3-1-1 o 2-0-2. E le ripetizioni vado da 6 a 10, e già 10 è tanta roba. I quattro consigli dello zio Kolbax sono: 1. Non fate time under tension se non siete capaci di spostare carichi relativamente pesanti. Cioè, voglio dire, se io faccio time under tension con sto blocchetto qua, che bravo, mi muovo lentamente, faccio un time under tension perfetto, ma non sto imparando una sega. Quindi un carico maschio. Poi non muovetevi a scatti. Come dicevo prima, se io devo scendere in squat e fare ho,
perché sto pensando alle cadenze in cui scendo, non faccio un buon time under tension. Se è terzo, ma avrei dovuto metterlo per primo, restate concentrati, perché è garantito che alla quarta, quinta ripetizione volete mollare, oppure velocizzate. Quindi cosa succede? Devo andare lento, alla quarta ne affo più e comincio ad andare più veloce. Perché? Perché le voglio finire, se no rimango sotto. E invece dovete restare concentrati. Dovete restare concentrati, devo volerlo fare, devo stare concentrato sul movimento. Non ce la faccio più, quarto consiglio, metto giù, prendo un attimo di rifiato e riparto da dove ero arrivato. Fate una prova e poi fatemi sapere. Ah, a proposito, e restate collegati con la mia pagina Facebook perché ci saranno altri video del genere.